Social Podcasting, your digital friends. Le letture di Marta. Amici di Social Podcasting, ben ritrovati. Oggi per le letture di Marta siamo di nuovo qui con un classico che ideologicamente è legato all'aspetto cinematografico. Un classico cinematografico americano e che invece affonda le sue radici nella narrativa francese. Sto parlando della donna che visse due volte, capolavoro cinematografico di Alfred Hitchcock, che in realtà nasce ed è, nella sua storia vera, naturale, un romanzo di Boulie e Nargerac. Tutte e due le versioni di questo libro, che noi appunto conosciamo a livello iconico come La donna che visse due volte, hanno in realtà delle esportazioni del titolo molto diverse da quelle originali. Se Hitchcock l'ha chiamato nella sua lingua originale Vertigo, per rappresentare appunto le vertigini che caratterizzano il personaggio maschile principale della storia, il titolo originale del libro rappresenta un'idea un po' diversa, perché si intitola Dentre le mort, che noi possiamo tradurre letteralmente tra le mascelle. E questo per scaturire la tensione che viene costantemente tenuta in questo romanzo. È un romanzo del 1954 delle Editions d'Onel, e noi dobbiamo l'esportazione italiana di questa storia, che è finalmente arrivata anche a noi, ad Adelphi Edizioni nel 2016, con la traduzione di Federica Di Lella e Giuseppe Giramonti Greco. Come ormai voi siete abituati a conoscermi, sapete che ci tengo tantissimo a nominare i traduttori di un libro straniero, perché riusciamo veramente, grazie al lavoro di queste persone, ad avere delle sfumature molto molto più approfondite e belle della storia, riuscendo anche a cogliere quello che l'autore di per sé avrebbe voluto dare come significato della sua storia. La storia di questo romanzo è veramente legata alla versione cinematografica, ma non solo perché ne è stata tratta, ma perché in realtà questo libro nascerebbe appunto, questa leggenda che narra così, dice che nascerebbe appunto per fare colpo proprio su Alfred Hitchcock. Questo duo molto famoso nel noir francese di quei tempi, che sono appunto Pierre Boulez e Thomas Nargerac, hanno voluto appunto scrivere La donna che visse due volte per puntare a piacere proprio ad Alfred Hitchcock. Una scommessa azzardata, ovviamente, ma che si poggiava già su un interesse del regista per questa coppia del noir molto molto apprezzata in Francia. Siamo a Parigi nella primavera del 1940, ai tempi della strana guerra, poco prima dell'inizio della campagna di Francia. La storia ha come protagonisti principali Roger e Madeleine. Roger Flavigny è un ex ispettore di polizia. Durante l'arresto di un fuggitivo su un tetto, condotto insieme a un collega, lascia che sia proprio quest'ultimo ad avere la responsabilità di catturarlo, poiché lui soffre di queste vertigini. Il suo collega durante questo inseguimento muore e Roger riviene formato e diventa così avvocato. Ma come si incontrano Roger e Madeleine? Si incontrano proprio grazie al marito di quest'ultima, che incarica Roger di sollevare la moglie perché è preoccupato da alcune stranezze e inquietudini che coinvolgono la donna nella vita di tutti i giorni, fando persino a credere che possa essere posseduta dallo spirito della bisnonna, Pauline Nargerac, che è morta suicida all'età di 25 anni, la stessa proprio di Madeleine. Roger, nonostante sia titubante, rimane incastrato nello sguardo, nella personalità di questa donna così inquieta e misteriosa. Arriva effettivamente a seguirla e a pedinarla, salvandola anche da un tentato suicidio, quando Madeleine nel fiume cerca di buttarsi.
Da questo salvataggio la storia si stringe ancora di più fra loro due e si innesca una sorta di innamoramento molto veloce e molto istantaneo di Roger nei confronti di Madeleine. I due cominciano a frequentarsi e uscire insieme sempre di più, fino a che in una uscita in campagna, in un paesino, Madeleine sale su un campanile di una chiesa locale nei pressi di dove sono. E Roger non riesce a seguirla proprio per le sue vertigini. All'improvviso sente e vede quest'ombra cadere giù dal campanile e rimane paralizzato dalla paura. Non ha il coraggio di dire nulla né alla polizia né al suo amico, e pur avendo la conferma che Madeleine sia effettivamente morta, sparisce. Ora, fino a questo punto, c'è da dire che la versione cinematografica e la versione narrativa coincidono abbastanza nelle dinamiche della storia che tutti noi già conosciamo. E questa è sostanzialmente la prima parte del libro che è divisa in due. E nella seconda parte, con dei viaggi e un salto temporale maggiore rispetto al film, che la storia diventa molto più complicata e corposa di quella che noi siamo abituati ad aver visto con Hitchcock. Ed è anche in questo momento che le figure di James Stewart e il corpo di Kim Novak, che noi abbiamo ben ideologicamente nella mente rispetto al film, scompaiono sempre di più perché i personaggi poi nel libro sono caratterizzati molto diversi anche fisicamente. E c'è da riconoscere che gli scrittori danno un'attenzione maggiore di quello che è già stato il rimando psicologico inquieto che Hitchcock ha dato a livello cinematografico. I personaggi sono psicologicamente più complessi e più ambigui ancora. La tensione emotiva, l'ossessione amorosa, il dubbio di non riuscire più a distinguere ciò che è vero e ciò che è falso. L'idea di una fobia nostra che paralizza la realtà e non ci permette di andare oltre, di spingerci oltre il nostro limite, sono narrativamente rese molto, molto prepotenti e forti, in modo quasi magistrale. E come dicevo, è soprattutto nella seconda parte che noi vediamo il distacco fra la narrazione cinematografica molto fedele al cambio di rotta che il libro ha. Perché è vero che arriviamo al punto in cui Roger pensa di rivedere Madeleine viva e la trova effettivamente in questa donna che però dice di chiamarsi René, e riescono a rincontrarsi e a ristallare nuovamente un rapporto amoroso e morboso, tanto che Roger vuole che questa René diventi veramente Madeleine. Ma nonostante ci sia una finalità che è molto simile e uguale, la dinamica del finale del libro cambia completamente la prospettiva psicologica di quelle che sono le motivazioni e i disturbi dei personaggi stessi, arrivando quasi sul finale ad essere sconvolti se lo leggiamo essendo abituati alla prospettiva hitchcockiana, se mi passate il termine. Ed è per questo che è un libro che travolge e sorprende. E adesso, come sempre, un piccolo estratto. L'accendino luccicava fra di loro e il suo scintillio segnava una specie di confine. Oltre quel confine, Flavier vedeva René, che lui stava facendo soffrire per niente. Per niente! Il sangue gli pulsava alle tempie con violenza. Strascicando i piedi si diresse verso il lavandino e beve un sorso d'acqua, un'acqua dolciastra che sapeva di disinfettante. Ne aveva ancora un sacco di domande, gli brulicavano dentro come vermi, ma avrebbe aspettato. Erano stati proprio la sua fretta e la sua mancanza di tatto a far fuggire Madeleine. Ora, a poco a poco, l'avrebbe attirata di nuovo sulla soglia della vita. L'avrebbe riplasmata sul corpo di René e presto o tardi lei avrebbe ricordato. Ecco, se volete proprio quella suspense, quella tensione che ci attanaglia dentro, questo libro è indubbiamente da leggere, anche per riscoprire la visione di Hitchcock che ha usato attraverso il film. Io vi ringrazio e come sempre, alla prossima volta. Thank you.
Social Podcasting, Your Digital Friends.